Ovviamente ci preoccupa questa coincidenza anche temporale di una serie di episodi. Questo da un lato per l'aspetto della sicurezza e dall'altro sotto l'aspetto ambientale. C'è senza dubbio preoccupazione tra i sindaci del Val d'Arno che adesso nuovamente ribadiscono l'esigenza di cercare di capire sino in fondo cosa sta accadendo alla vallata. Una richiesta che questa mattina è stata portata anche al tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico con il prefetto di Arezzo. Un vertice che si era reso necessario dopo i drammatici roghi nelle aziende LEM e Valentino, entrambe in via Valiani a Bucine, ed il sequestro dell'impianto di frantumazione inerti che si trova a pochi metri di distanza nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta della DDA di Firenze. Per quanto riguarda la parte ambientale, stiamo appunto provvedendo anche con ARPAT e ora diciamo saranno presi altri provvedimenti anche per quanto riguarda controlli eventualmente sulle falde acquifere. Per quanto riguarda la sicurezza, c'è stata ampia collaborazione da parte di tutti a fare reti, a fare sinergia per dare una copertura più ampia possibile in tutte le fasce orarie. Cercheremo di fare un ulteriore potenziamento per quanto riguarda il sistema delle telecamere e eventualmente anche fare sinergia fra la sorveglianza delle forze dell'ordine e la sorveglianza privata. Nel frattempo, gli inquirenti hanno stabilito che l'origine del rogo che ha distrutto il calzaturificio Valentino è colposa. Le fiamme sarebbero infatti partite da polveri di lavorazione, mentre proseguono le indagini sull'altro incendio. Già questo è un elemento di, diciamo che un po' rassicura, ecco, il fatto che i due eventi non siano legati e ancor più assolutamente, insomma, che non ci siano poi legami con tutto il resto dell'indagine e tutto il resto della situazione che c'è lì intorno.